Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Binding of Isaac Classic Mod. Io sono Leone e siamo qui oggi per fare una run e per essere precisi per fare una run in hard con un altro personaggio che è cambiato da Rebirth a Wrath of the Lamb, cioè Kaino. Chissà se non sono riusciti a fare quello che l'hanno dovuto un po' forzare perché c'ha PhD. Però va bene così. Sito di questa partita 6N0V e ZA7. Non so se ho detto di essere leone, però sono leone. E Kaino, nello scorso gioco, aveva tutte le pillole sempre positive, oltre ai due cuori e a una lacca aumentata. Non da un PhD, questo è l'unico modo in cui sono riusciti a risolvere a quanto pare, però dal fatto che Lucky Foot aveva questo side effect. Era un personaggio P, molti, me compreso, lo preferivano a Judas per quanto era OP. Anche se continuo a preferire Judas in un certo senso. Cioè, Judas mi piaceva anche nel primo Isaac per il danno iniziale che esso possedeva. Però diciamo che comunque è un personaggio molto buono anche questo. Ok, non è per nulla male, essendo appunto un personaggio forte. Non c'è molto da dire, è semplicemente forte. È un buon personaggio. Fine. In ogni caso è Kaino con completamente pillole sempre presenti, cioè ha sempre pillole. Fine. È un Kaino molto più forte. In ogni caso eliminiamo questi due nemici. Eliminiamo anche questo qua. Ah, e dai, non farmi il furmo. Fatti prendere. E continuiamo la partita. Ricordiamoci che devo giocare l'ultima partita, la giocherò con più calma. Vi farò vedere un pochettino come si giocano le partite su Wrath of the Lamb, perché è un modo differente di giocare. Ok, è un modo davvero diverso di giocare, non tantissimo, non è Dio santo ste stanze, da quanto questa qua proprio la odiavo, era fastidiosa. È vero che non c'era in Afterbirth, insomma, cioè almeno non l'ho mai quasi vista, cioè l'ho vista pochissimo. La stanza con i ragni. Cavolo, questa era proprio... era brutta roba, era veramente brutta roba. Teletrasporto, interessante, più o meno, niente di che. Sfruttiamolo per quel che possiamo, cioè entriamo qua dentro, ci teletrasportiamo fuori. Ok. Bolso steel, grazie. Che culo. Cioè che culo. È Kaino come si giocava epoche fa, non è niente di che. Kaino epoche fa si giocava a questo modo, cioè era con tutte le pillole positive, quindi tu trovavi pillole, bene, non ti lamentavi, perché soprattutto quella partita in cui trovavi il tears up e cominciavi a pregare per i damage up. Vabbè, un altro HP up, normale, perché siamo sempre su Brent and Wrath of the Lamb versione 2.0. e proseguiamo, Stellar 2, vai. Come va, già vi ho spiegato in un altro episodio. Comunque il Wrath of the Lamb si gioca praticamente per sfruttarlo appieno, si visita tutto e si gioca molto negli arcade per ottenere roba in generale, per ottenere soldi e altra roba del genere. Io adesso non ci gioco perché non voglio perdermi il patto con Satana, sicuro, che dovrebbe essere sicuro adesso, e se ci giocassi non lo saprei. C'era una roccia tinta e potevo piazzarla qua, una bomba, però sono un po' pirla. In ogni caso Paperclip rimane e mi ha dato Tamized, che non è male perché spara le mie lacrime una volta per stanza. Cioè le mie lacrime, oddio, ho la sensazione grandissima da sempre che le spari più forti delle mie lacrime, però lasciamo stare. Cioè non è una sensazione, è così, sono molto sicuro che sia così, però lasciamo stare perché appunto non è una cosa troppo importante. Sta di fatto che, come vedete, là abbiamo shottato tutti e due i ragni che Tamized ha colpito. Molto semplice. Questa è una mod che non saprò minimamente finché non pubblicherò il video. Cioè, allora, per voi sembrerà che la sto registrando sia in giorni sia differenti che diversi. Oddio santo, che brutta stanza del negozio. Mi piglio questa cosa qua e non mi piglio il bum key. Cioè, no, il bum key non è neanche quello delle chiavi, è quello dei soldi. Proprio brutto. Lo sapete però perché questo gioco è peggiore di Isaac? Cioè, questo in Wrath of the Lamb è peggiore di Isaac Afterbirth? Sicuro? Perché non c'è bubbo.
Questo è il motivo. Non essendoci Bumbo, ovviamente è mille volte meglio la seconda versione di Isaac. In ogni caso abbiamo avuto un seed estremamente fortunato, derivato dalla fortuna di Kaino, forse, o comunque dal culo intrinseco in me stesso. Sta di fatto che abbiamo trovato uno Statsap, niente male. The Haunt, che ovviamente non esiste qua, quindi diventa un The Widow. Bello il fatto che sono usciti a levare i boss, anche se ovviamente il gioco li riconosce come spawnati, perché non so per come funziona bene il gioco. Li riconosce come spawnati, ma in ogni caso sono levati, quindi non ci sono più e li sono sostituiti da altri. Deve essere che hanno fatto tipo sostituzione. A me comunque questa mod piace abbastanza, cioè non è niente male, è carina, assolutamente carina. Cercate The Landing of Isaac Classic Mod Download e la trovate, giusto per dire, dammi Little Steven, entriamo qua dentro, oggetto di Gappi. Meglio di Tamised? Sì, secondo me sì, quindi prendiamoci oggetto di Gappi. I patti con l'angelo sono inutili, ragazzi. Cioè non è che sto... No, possono essere utili sotto certe condizioni, no, sono inutili. Fine, non c'è molto da dire, proprio inutili. Ok. Diamo vita qua. Ok, posso recuperare tutta la mia vita, interessante. Quindi mi conviene dare vita qua, andare nella stanza del boss, che mi aiuta tanto. Perfetto. Giocare con quello centrale, cioè io l'ho sempre odiato, anche nel primo Isaac. Era proprio odioso. Entriamo nella stanza del boss. Se l'hanno modificata bene. No, non l'hanno purtroppo modificata bene. Peccato. Alcune cose deve essere che non hanno possibilità di essere modificate. Purtroppo. Lo si nota dal fatto che, se no, la stanza del boss era sicuramente con un oggetto. Cioè, nel vecchio Isaac era con un oggetto sempre. I soldi qua conveniva raccogliere. Cioè, conveniva farla sta cosa. Perché i negozi. Boh, li ho sempre ritenuti più utili nello scorso gioco. Più oggetti in questo, e se prendi un oggetto qua, di solito ti fai più bene. Funziona. Se diventi più forte. Mi sta grattando la gamba, comunque. Diventi più forte. Però qua, secondo me, cioè i negozi, Wrath of the Lamb, erano più utili proprio perché avevi meno oggetti. Quindi ottenere un qualsiasi oggetto ti aiutava. Qualsiasi. Però va bene, vedrete. In ogni caso Brimstone rimane Brimstone, rimane OP, eh. Cioè, se trovassimo Brimstone la vita... Cioè, la partita qua era finita. Sì, essendoci soltanto coso con 4.90 di danno, sì, la partita sarebbe già tranquillamente vinta. Tranquillamentissimamente. Sta stanza, secondo me, spawna di meno in Isaac Afterbirth che in Wrath of the Lamb. Me la ricordo un paio di volte. C'è da dire che in Wrath of the Lamb fare alcuni achievement era un dito in quel posto, perché mi ricordo che era fare Darkbomb e altri, proprio quelli in cui non devi prendere danno, era un bel dito in quel posto. Cioè, questo ricordo non vago, sicuro. Di sta cosa. Ok, ridammi la roba, dammi paperclip e andiamo qua dentro. Usiamo l'oggettino attivo per evocare un po' di mosche che mi aiuteranno nella stanza corrente e possiamo proseguire tranquillamente. Sta cosa mi va bene, mi va assolutamente bene. Allora, stanza del tesoro, ok, questa era la cosa importante. In teoria dovevo giocare per poter sfruttare a meglio la partita ancora con la macchinetta, con la slot machine, ecco, non mi viene il termine cioè il termine vero e proprio mi viene a macchinetta, non so perché. Comunque devo giocare ancora con la slot machine per poter sfruttare il fatto che la slot machine può droppare delle pillole. Quindi giocando con quella cosa dovevo in teoria guadagnarci pillole che mi avrebbero potenziato, perché magari ottenevo dei tier up. O anche Ball of Bandages, cioè Ball of Bandages era sempre e sempre me l'accetta. Secondo me ancora un po' di cose dovrebbero migliorare, però il concetto stesso di questa mod finora funziona, non c'è molto da dire. A me piace, piacicchia anzi, perché dire piace significa dargli una valutazione di 10 su 10, però gli darei un 3,5 su 10 magari. 9 volt, ok, 9 volt è buona, perché mi permette di ottenere la ricarica dell'oggetto in una stanza. Cioè,
Pian piano che io faccio la stanza, posso ottenere la ricarica dell'oggetto. Se non erro, nel vecchio gioco funzionava all'infinito, ma anche qui. Però forse era più veloce. Non mi ricordo, c'era un modo però per abusare di 9 volt, di alcuni setup con 9 volt che non potete capire. C'è il modo per abusare il D20 male, però quello è rimasto anche qua, mi sa. Non ho voglia di farlo. Voglio l'oggettino che mi può dare. Quindi prima facciamo così, gli diamo soldi e poi fuffa. Tanto ci sistemiamo il pop filter, che abbiamo la possibilità. 2 minuti per farlo, dai, ti do soldi. Mi dai la slot, la portable slot, la slot portatile, la portable slot, tipo, ok. In realtà ci potrei giocare fino a 30 centesimi, magari. Giochiamocela. Oh, che culo. Dovrei poter vincere molto più facilmente. Ho una mosca che mi gira attorno, perché sono appunto Kaino, che Kaino ha più possibilità di vittoria. Anche nell'altro Isaac, però io non gioco quasi mai le slot machine, come potete ben notare. Giochiamo fino a 20. Una pillola, che è una speed up. Ok, così ho la speed al massimo. E ho ottenuto 2 famiglie che mi girano attorno e mi proteggono dai danni. Non male come cosa, non male di sicuro. Visitato tutto nel piano, posso proseguire, andare al boss, che è Gappy Junior. No, non Gappy Junior, Little Guardy. Little Guardy, se non erro. Sì, che è fastidioso, rimane fastidioso in ogni versione di gioco comunque. Cioè possono passare le versioni, ma è rimasto proprio stronzo prima e stronzo rimarrà per tutta la sua vita. La scatola mi dà roba, proprio staff, giusto. The Empress, ok. Questa è Prince di The End, la usiamo una volta. La usiamo una volta perché non possiamo usarla più di una volta. Ci portiamo The Empress, cioè The Empress, e scendiamo. Mi sono avvicinato perché mi sentivo lontano. Caves 2. Entriamo qua dentro, vediamo cosa c'è. Il libro di Belial. Io ho sempre ritenuto il libro di Belial più utile nella scorsa versione di Isaac che in questa. Non mi chiedete perché, però a me va bene. Quindi io faccio così. Ho trovato sia stanza segreta che dei soldi. Buono. Ti dovrei giocare, ma non ne ho voglia. Entriamo qua dentro. C'è dorata, proviamola, dai. Usiamo l'oggettino. Ecco qui, non so perché l'aumento di danno è simile, cioè è uguale, il funzionamento è lo stesso, però io ho sempre ritenuto più forte. Ecco, una cosa che non sono riuscito a modificare di Afterbirth è il fatto che ogni tanto Chubb può spawnare questi cosetti adesso. Prima invece non li poteva spawnare quelli di quel colore perché non esistevano, molto semplice. In ogni caso possiamo tranquillamente andare avanti, non ci dobbiamo preoccupare di nulla. Siamo finora messi relativamente bene, poi siamo Kaino, quindi dovremmo essere molto fortunati. Ma estremamente tanto fortunati. Speravo sinceramente in Cricket Zed. Cricket Zed arriva molto più spesso qua, secondo me. Però comunque sono sempre ricordi miei, c'è da dire. Posso stile salve. Nel senso, ok, io mi ricordo così e a me molto probabilmente andava così, ma alla gente normale, che io sono sempre stato sculato in Isaac, non andava come andava a me. Cioè io sono sempre stato veramente fortunato. Se non erro, ho dovuto cancellare il file di gioco un po' di tempo prima che iniziassi a fare video su YouTube, perché avevo intenzione di fare video di quello, perché mi piaceva, era un gioco veloce in confronto ai miei soliti. Potevo giocarlo tranquillamente, era leggero. Però ha sempre avuto problemi di registrazione, anche con OBS stesso. Ha tanti problemi il flash, il motore flash di quel gioco. E uno tra quelli è il fatto che OBS, cioè che qualsiasi cosa con cui lo registri dà problemi di solito. Poi magari c'è quel modo che io non ho mai capito per registrarlo con OBS. E vi dico, ok, non l'avevo mai capito, scusate. Io ci ho provato, però non sta funzionando come cosa. Non posso perderci la vita, anche perché non avevo neanche iniziato a fare video. Quindi fuffa. Avevo altre serie che avrei voluto registrare. Andatevi a guardare Super Meat Boy, infatti. L'ho voluta registrare, la devo finire, perché la voglio finire con tutti anche i mondi oscuri. Però è lì, cioè è cominciata. Mancano i mondi oscuri, per dirvi, e poi ho finito anche i Dark World. Ok? E poi ho finito anche quella. Grazie per la chiave.
Scusatemi se si è sentita la sedia, purtroppo non ci posso fare tanto. Dai, entriamo, anche se erano un po' inutili, magari. No. Ok. Magari era il mio condizionamento mentale. Tears up. Ok. In bianca e rossa sono tears up. Se aumentiamo le tears, la partita è vinta. Posso dirlo tranquillamente. Perché le tier sono uno dei problemi maggiori in questo momento. Sì, sono proprio uno dei problemi maggiori. Nel caso eliminiamo questo nemico, eliminiamo anche l'altro. Prendiamo le bombe. Proseguiamo qua. E andiamo avanti. Vai. Ah. Peccato che alcuni nemici non sono riusciti a levarli, perché deve essere che questi qua vengono considerati come varianti dei nemici e non come nemici veri e propri, da poter dire niente più spawn. Come anche i campioni. Forse sono considerati la stregua dei campioni stessi, roba del genere. Vabbè, non ho idea. Non ho idea di come è gestito il codice di sto gioco. Mi interesserebbe saperlo, però. È che non ho il. Cioè, non ho mai avuto interesse a studiarmi il codice del gioco, ecco. Potrebbe essere una cosa interessante. In teoria non mi servirà neanche più quando uscirà Afterbirth Plus, perché in Lua, e quindi sarà in Lua il codice d'editor delle mod. Quindi basterebbe studiarsi un po' di Lua. Si riesce a fare qualsiasi cosa, più o meno. Mi aspetto infatti Total Conversion molto belle, seppur temo il fatto che possano essere a pagamento. E della qualità di quelle delle suddette mod che saranno a pagamento. Quella è la cosa che mi preoccupa, però. Va bene così, dai. Magari sono io che mi cruccio ancora prima di sapere la cosa. In ogni caso, andiamo avanti, eliminiamo questi ultimi nemici. C'è il negozio, che comunque io posso entrarci perché sono messo abbastanza bene, anche se ci sarà al 70% grid. Eliminiamo questo nemico, delle altre palle d'acciaio. Ok. La batteria mi permette di avere della carica dell'oggetto, seppur questo oggetto purtroppo ha come grande difetto il fatto che non stacchi. Se no sarebbe un po' forte. Come vedete, le stanze, cioè, da notare non ci sono le stanze doppie. Ok, anche quella è un'aggiunta di. Vabbè, quella è un'aggiunta di Afterbirth. No, di Rebirth. E poi di Afterbirth, le grandi varianti di stanze doppie. Cioè, c'erano in Rebirth. Allora, in Wrath of the Lamb erano presenti le stanze grandi 2x2. Se questa è una 1x1, giusto? Forse, sono vuoto. Dovrei rigiocarmi Wrath of the Lamb per poterlo dire. In ogni caso, andiamo avanti, affrontiamo Chubb. Usiamo anche The Empress perché voglio proprio rendermela veloce questa cosa. In teoria conveniva usarsi anche le bombe per poter rendere veloce questo combattimento. Perché Chubb ne soffre morto. Lei soffre molto. Soffre molto le bombe, quindi conviene. Damage più HP up. Salve. Salve. Brimstone. Lord of the Pit. Ok, abbiamo vinto. Perché il Brimstone è sempre stato OP. Sempre lo rimarrà. In qualsiasi versione, quindi possiamo tranquillamente completare questa partita in poco tempo senza dover più basarci su recuperare roba in tempo o no. Perché guardate il Brimstone, quanto è bello, quanto è forte, rimane sempre uguale, 8 volte proprio danno. Non c'è sofferenza, non c'è troppa goduria, perché ovviamente 8 volte. Questo raggio è figo, però non vi fa godere benissimo della cosa, visto che è un raggio continuo che dura poco. Vi aspettate una cosa che dura di più, che porti suspense, che. No, devo smettere di dire cazzate perché sto sparando proprio minchiate e basta. Ti vorrei strizzare, la prego. Ok, grazie. Andiamo qui in basso. Loro erano stronzi, sono sempre stati stronzi. Però nella scorsa versione, secondo me, loro erano di più. Cioè, in Wrath of the Lamb, di più. C'è da dire che i comandi in Wrath of the Lamb li ho sempre trovati poco. Cioè, meno fluidi. Dovete dire, cioè. Li ho trovati molto meno fluidi di quelli di Rebirth. Non so perché, forse sarà una mia concezione mentale anche. È possibile. Non mi vergognerei di avere dei ricordi o comunque delle abitudini sfasate, cioè sfasate su quello che c'è in c'era in Wrath of the Lamb. Ho paura, non posso prenderlo perché non c'è nulla, anche se è scritto.
Questa era una speed up, lo speed al massimo. The Stars. The Stars, se non trovo abbastanza. Aia, non devo spendere quella chiave. Stanza nel negozio, posso sfruttarle. Oggi andiamo da Satana. Ah, intanto non cambia nulla, Satana. Quindi andiamo di nuovo nella chest per renderla più bella. Siamo qua dentro. The Adversary non esiste, quindi c'è The Blot. Giustamente, non ci ho ragionato su questa cosa. Ok. Comunque 8 volte il danno è sempre buono e bello da avere. Cioè, un colpo che fa 8 volte il proprio danno è sempre una cosa bella e giusta. Damage più range up aiuta e basta, perché adesso sei 40 di danno e non è male. Quello che vorrei ottenere sono delle tears up anche. Prendiamo questa, Steven che è damage up. Non mi ricordo se Steven si poteva trovare così a caso, però boh, possibile. Non c'era Conjoined, quindi non vi preoccupate per Conjoined. Ah, devo smettere di spendermi chiavi a caso. Direi che possiamo andare qua a sinistra, qua in basso. E va bene. Se per caso ottenessi o Magic Mushroom. Mi ero dato un massaggio nel frattempo, scusatemi. O Magic Mushroom o qualcosa di. Di bello. Potrei. Cioè, Magic Mushroom o Cricket Sand, sarei contento. Tu dammi questo Book of Revelation. Ti uso una volta. No, anzi, mi tengo Book of Revelation perché Book of Belial ne posso fare a meno ora come ora. Per quanto sia forte, il Book of Revelation è oggettivamente più utile perché mi dà cuori. Un altro boss of steel, grazie. Anche se mi ricordavo che il rosso. Ah, forse era quello. Mi viene gratinato, non è esatta la parola però. Ecco questo. Questo qui è un tears up, bene. Questo è on the stars. Questo qui è still the end. Usiamo the stars. Sack of bomb, bomb bag, scusatemi, mi è venuto sack of bomb. Ovviamente ci sono delle bombe là dentro. Usiamo questo per ottenere altri cuori di fede. Siamo in una situazione buona. Ho preso un danno in sta stanza, ho perso un cuore di fede, ne ho ottenuto un altro. Non è successo nulla, yay. Andiamo avanti. Ok, dammi questo centesimo mozzo. Oh, sack of bombs mi ha droppato una troll bomb. Proprio, sono sempre stato fortunato con sack of bombs. È sempre stato un sacco di gioie per me. Ah, l'ultimo patto con Satana mi ha dato gioie comunque. Perché il buco. Non il buco Belaia. Quello che ci ha dato è estremamente utile per questo gioco. Essendo una delle cose. È un oggetto partita, non c'è molto da dire come Polyphemus, come altri. È un oggetto partita. Sia in Isaac normale che qua. Però secondo me qua di più. Cioè, Wrath of the Lamb di più. Nella versione Wrath of the Lamb. Questa non è proprio Wrath of the Lamb, vi do ragione, però è ciò che ci assomiglia di più. Ok, adesso ho un giro completo di famiglie. E uno di essi presto si sostituirà. Si metterà a posto di uno di essi, scusatemi. Una Ball of Bandages. Oh no, un Ball of Bandages non c'era. Un Cube of Meat. Verrà a sostituire quell'oggetto. Ok, eliminiamo questi, entriamo qua dentro. Due trinket può essere utile come cosa. Più avanti, di sicuro. Ora no, però magari più avanti si ritorna all'utilità di quella cosa e quindi potrebbe servirci. Ok, facciamo così. Dovresti evocare spesso, quindi famigli che posso uccidere diretto e colpire allo stesso tempo il piede. Buono. C'è il piede, il corpo di mamma. Vai. Ovviamente però i setup che troviamo non sono così forti. Cioè non abbiamo shottata seppur possediamo il brimstone. Se possedevamo? Oddio. Date gas, vai. Tu puoi fare ancora il brimstone agella perché è un po' bullshit sto coso. Lamp of Coal dovrebbe funzionare a meno che non l'abbiano levato. No, l'hanno lasciato. Comunque hanno lasciato le sinergie belle di Afterbirth Plus. Mi viene a dire Afterbirth Plus. Perché gli sto dando i miei ultimi 3 centesimi? Non lo so. Però adesso lo farò esplodere. Così mi dai il cuore di fede. Mi va bene. In ogni caso, il nostro colpo adesso fa più danno più esso va lontano. In Wrath of the Lamb, io cerco di dire l'accuratezza di sta mod, che non è del tutto accurata, c'è da dire. Però, comunque, è la versione registrabile di Wrath of the Lamb. Questa mod qua lascia la sinergia.
cioè permette la sinergia tra il Lamp of Coal e il Brimstone, che in realtà nel gioco base Lamp of Coal non aveva. Nel senso, non avevi nessun potenziamento a meno che non avevi le lacrime normali. Comunque c'è da dire che non esistevano anche tanti oggetti discutibili come Soymilk in questa versione. Cioè, in quella versione, meglio. Non esisteva Soymilk, oddio mio, la non esistenza di Soymilk è forse una delle poche cose belle che posso citare come proprio cose belle. Saldi di Steam, grazie, completamente inutili. Oh, saldi di Steam per me arrivano sempre da dopo l'utilità dei negozi, cioè dopo che i negozi ormai non ci sono più, arrivano i saldi di Steam. Ma è ovvio, perché ho usato l'oggetto non lo so, però andiamo. Perché intanto così io poxo. XD, XD, XD. No, meglio di no. Dio, mi ha fatto male al cuore dire quella frase. Ora, vorrei un altro patto con Satanazzo, eh. Con Bastianazzo. Cheat, ma la voglia. Con Satanasso. Perché sì, vorrei avere, che ne so, un buon aumento di danno e tears. Sarei perfetto ora. Con leggero aumento di danno e tears riuscirei a fare dei danni abbastanza assurdi a tutti i nemici. O con due oggetti di Gappi nello stesso patto. Satana. Vabbè, scusami, gliela sto chiamando. Magari mi ascolta. Satana, due oggetti nello stesso patto. No? Ah, morte. Morirai anche qua. Ball of Bandages. Non mi ricordo se c'era in Wrath of the Lamb. Mi sa di no. Però non sono riusciti a levarla qua. Ma è possibile. Non è che cambi tanto, eh. Bello il fatto che Kainzo Terai. No, l'occhio di canino, Kainzai. Oddio, questo non mi ricordo mai il suo nome. Mi ha fatto vedere la mappa, quindi non male come cosa. Comunque, dal fatto che non ci sono stanze grandi, la loro presenza è talmente minima, posso dire che le stanze sono state aggiunte in Rebirth, stanze grandi. Per chi si ricorda meglio di me, me lo scriva qua sotto nei commenti, casomai. Voglio vedere chi di voi ha cominciato a giocare ad Isaac dal primo Isaac e poi è rimasto hypato per il secondo e non viceversa. Si può essere anche viceversa, casomai. Speed up, me la prendo, intanto sono già al massimo, boss hostile la tengo, appena prendo un altro danno la riutilizzo. Non ci vuole tanto, non ci vuole proprio nulla. Strada sbagliata comunque. Ho fatto un sospiro, ma non è stato perché. Ah, strada sbagliata, che palle. Quindi va bene. Quando mi vuoi dare un oggetto tipo Cricket Set, mi va bene. Anche se non mi ricordo come si chiamava, aveva un altro nome nello scorso gioco. Oddio, com'era il suo nome? Non era Cricket Set, era un altro. Non era la testa di Cricket. Era la testa di un altro cane. Non mi ricordo però come si chiamasse. Ho sto vuoto di memoria. Peccato per i boss che non sono riusciti a revertirli tutti nella versione prima. Sarebbe stato un esperimento interessante, anche se ovviamente i boss così sono più bellini. Lo prendiamo. Bloody Lust, sì. Ma in più anche l'altro a sto punto, perché mi conviene andare con i cuori di fede. Uso un borso steel. Ah, si può entrare, però ti è stato bloccato l'accesso e non te lo fanno vedere. Ok, mezzo bug, però va bene. Bloccato l'accesso e tutto. Ti fanno entrare, ma solo per mo' di dire. Ok, interessante come cosa. Andiamo così. Cattedrale, Curse of the Blind, non mi interesseranno gli oggetti qua in teoria. Ora abbiamo la possibilità di avvelenare, cioè abbiamo la possibilità, speriamo, un brimstone verde, che bellino, e che dovrebbe poter avvelenare i nemici. È carina come idea, molto bellina. Ah, inoltre il Bloody Lust mi aumenta il danno quando io elimino un nemico di stanza, quindi non è troppo male. Smorrock, aumento di danno, grazie. Mi ricordo anche che però dava aumento di danno e diminuzione tipo di velocità, però adesso sono sicuro. Le sacrifice erano inutili, quindi le giudicherò inutili anche qui. Erano una cosa inutilissima. Mai una volta presi una sacrifice, cioè usai una sacrifice in modo intelligente, perché tanto droppavano addirittura quando avevi soltanto mezzo cuore, come in Rebirth, eh. Soltanto mezzo cuore o un cuore. Erano uguali a quelle di Rebirth, perfettamente uguali a quelle di Rebirth. Forse ancora più inutili, perché ci ricordiamo che le chest dorate e Rebirth sono state potenziate, secondo me. Mentre invece in Wrath of the Lamb erano ancora più inutili quelle
non le ceste dorate in generale, ma quella cosa lì in particolare. Angolino, questa è la sfida al nuovo Isaac, comunque, che gli do ragione, aver lasciata perché è mille volte più interessante del vecchio, praticamente sparava andando contro i vostri colpi, quindi avevate un colpo molto forte, uno solo, molto forte, faceva molto danno, era più utile di 10.000 colpi che facevano poco danno. Chest, io generalmente me lo prendo number one, perché ovviamente hai tanto le tiers e non ho problemi con il resto. Charm of the Vampire, My Little Unicorn e Bob's Rotten Head. Allora, Charm of the Vampire mi cura i cuori rossi quando io... tanto spiego, quando io uccido un nemico ogni tanto ho la possibilità di venire curato dei cuori rossi. My Little Unicorn mi dà una protezione temporanea. Sì, protezione temporanea abbastanza buona, ma non troppo utile. Mi permette anche di far danno nell'arco di questa protezione, cioè mi dà anche una possibilità di attaccare con essa. E fuffa. Mentre invece... no, mentre invece Bob's Rotten Head è una bomba con tot di ricarica di 20. Salve, benvenuto. E ok, nella prossima partita giochiamo Isaac. Ok, vedo se sfrutterò la partita al massimo. La prossima sarà quella di chiusura di questa mod. Mod molto breve, ma comunque avevo voglia di farla. Secondo me era interessante da fare. La schivata che ho fatto qua è stata abbastanza bella, devo dire la verità. L'ho approvata. Grazie per la ricarica inutile. Andiamo qua a destra, confido che il boss si trovi così. No, dovevo uccidere prima Pestilenza. Ah no, non cambiava, non troppavano tutti e due. È uno di quelli di Afterbirth quel centesimo. Vabbè, non mi interessa la cosa. Con 4 di luck comunque si ottiene molta fortuna in questo gioco. Quanto esattamente? La metà. Va bene, eliminiamo anche questo. Aia, danno preso. Però posso fare così e ottengo una ricarica. Perfetto. Blue Baby, salve. Tu Blue Baby, comunque passano le versioni. Io ti ritengo un nemico abbastanza inutile. Più che altro perché fai veramente... Non sei molto forte, secondo me. Io ti riterrò sempre poco forte in ogni versione che passa. Proprio l'ho sempre ritenuto più scarso di Isaac, anche nello scorso gioco. Perché era tutto Isaac, poi Blue Baby lo battevi. Se potevi battere Isaac, battevi anche Blue Baby di solito. Sempre stato così. In ogni caso, io direi che per questo episodio anche è tutto. Bellino, mi piace sta mod. Mi piace. Ultimo episodio, il prossimo, e poi andiamo per una mod più strutturata. Quindi, qua da Leon è tutto. Da The Mandico Isaac Classic Mod è tutto. Ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video. Ciao!